1941, all'età di 11 anni, Warren Buffett comprava le sue prime azioni. A 16 fu respinto da Harvard e fu costretto a scegliere la Columbia. Tra i professori c'era un certo Benjamin Graham. Gli insegnò tutto ciò che sapeva sugli investimenti. Oggi Warren Buffett ha un patrimonio di 85 miliardi di dollari. Perché ho parlato di Warren Buffett nella intro di questo video? Beh, perché oggi parliamo di lui, l'investitore intelligente. E come avete ben sentito dalla intro, Warren Buffett era un alunno di Benjamin Graham. Molto spesso ricevo delle domande sul mio Instagram, sui miei social, sulla mia mail. Domande come: è un buon momento per investire? In cosa investire? Quanto investire? È normale che riceva queste domande, in primis perché sul mio canale tratto molto spesso i temi della finanza personale, della crescita finanziaria e del risparmio. E qualche anno fa anche io mi facevo queste domande, cercavo di capire. È giusto essere curiosi quando non sappiamo qualcosa ed è giusto fare le domande a chi probabilmente ne sa più di noi. In questo caso, quando io non sapevo nulla al riguardo, quello che ho fatto è stato chiedere ai libri e ho chiesto a questo libro. Avevo letto la versione in inglese, The Intelligent Investor, di Benjamin Graham, e diciamo mi aveva iniziato a far capire l'ABC di questa materia, l'ABC dell'investimento. E nel video di oggi voglio spiegarvi 5 cose che ho imparato da questo libro. Ovviamente poi ce ne sono tantissime altre, ma magari ne parliamo in altri video. Partiamo dal principio. Che cosa sono le azioni? Un'azione rappresenta una quota del capitale di un'azienda quotata in borsa. Fingiamo che tutti questi quadratini siano un pezzo dell'azienda. E praticamente se noi acquistiamo un'azione, un piccolo quadratino, diventiamo degli azionisti di quell'azienda, di quella realtà, e abbiamo il diritto di ricevere una quota dei dividendi dell'azienda e consente, in teoria, di partecipare alle assemblee e quindi alle decisioni strategiche. Ovviamente noi siamo dei piccoli investitori, quindi questi aspetti diciamo che non ci riguardano, proprio perché le decisioni più importanti vengono prese dai grandi azionisti. Noi siamo dei piccoli investitori, quindi questo non ci riguarda. E ci sono tante cose da tenere presente quando iniziamo ad investire. Ovviamente la prima fra tutte è quella di formarci, quindi di studiare, e abbiamo tante possibilità di studiare oggigiorno. C'è il web, ci sono dei video, ci sono degli esperti che ne parlano, ci sono degli appassionati che ne parlano, che ci possono far incuriosire, ma soprattutto ci sono i libri. Libri come questo, L'investitore intelligente. E la formazione è importante per non seguire la massa, per non... Ho sentito dire che... Questo libro è uscito da poco, in italiano, edito da Oepli, e come vi ho detto prima lo aspettavo da tanto. Lo aspettavo per tanti motivi, avevo voglia di leggerlo in italiano, di apprezzare tutti gli insegnamenti di Benjamin Graham, insegnamenti che Warren Buffett ne ha fatto tesoro, e ci sono tanti motivi. In primis perché Benjamin Graham è il padre della value investing. La value investing è una strategia secondo la quale un investitore sceglie delle azioni con un prezzo inferiore al loro valore intrinseco. È stato scritto nel 1949, ovviamente ci sono state varie edizioni, è stato aggiornato molto spesso, e lo ritengo molto molto valido per iniziare ad investire, per iniziare ad entrare in questo mondo. Quindi se siete dei neofiti, se siete alle prime armi, se siete curiosi e volete imparare questa materia, questo libro fa per voi. Non è una marchettata, ma è veramente la Bibbia degli investimenti a detta di tutti. Ma quali sono le 5 lezioni che ho appreso da questo libro? 1. Impara dai tuoi errori e non mollare mai. Come sappiamo dalla biografia di Benjamin Graham, perse la maggior parte del suo capitale a causa del crollo del mercato azionario nel 1929 e a causa della Grande Depressione. Grazie a questo evento, però, Benjamin Graham non si è fermato, non ha smesso di investire come avremmo fatto tutti, anzi, ha appreso tante lezioni da questo evento e ne ha fatto tesoro. Lo ha studiato, ha capito i rischi e ha scritto questo libro che si chiama Security Analysis. Quindi, da questo professore, da questo maestro degli investimenti, possiamo capire che non bisogna mollare, anzi, se sbagliamo, se perdiamo dei soldi a causa di un errore, non dobbiamo smettere o demonizzare l'investimento e le azioni. Anzi, dobbiamo apprendere
dai nostri errori, capire dove abbiamo sbagliato, perché abbiamo sbagliato, abbiamo seguito la massa o il nostro intuito, abbiamo studiato per fare quell'investimento o meno. Quindi dobbiamo apprendere dai nostri errori, sbagliamo tutti, hanno sbagliato anche i grandi maestri, e dobbiamo imparare le lezioni e non mollare mai, anzi perseverare per cercare di apprendere sempre di più. 2. Investire non è un gioco d'azzardo e non è speculazione. Graham ha ottenuto i suoi più grandi risultati nel momento in cui l'acquisto di azioni era considerato gioco d'azzardo. Graham riteneva che l'investimento dovrebbe comportare una certezza del ritorno del capitale investito, ma soprattutto un utile superiore al tasso di inflazione. A tal proposito, Graham ha introdotto una fighissima analogia di un uomo chiamato Mr. Market, un tipo irrazionale che ti offre gentilmente un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita per le tue azioni ogni giorno. Ma dice anche che Mr. Market è un tipo maniaco depressivo. Ma non dobbiamo farci spaventare da Mr. Market, ma vederlo come un alleato. Comprare quando è depresso e vendere quando è euforico. Benjamin Graham infatti ha detto che l'investitore intelligente non dovrebbe ignorare completamente Mr. Market. Invece, dovrebbe farci business ogni volta che conviene farlo. 3. Ridurre al minimo il rischio. Benjamin Graham ha sempre sostenuto quanto sia importante per fare investimenti il margine di sicurezza, e acquistando un'azione al prezzo ridotto del suo valore reale o intrinseco. Questo è importante perché consente di fare un profitto al rialzo del mercato, e l'approccio del margine di sicurezza ci permette di ridurre al minimo i rischi nel caso in cui le cose non andassero come abbiamo sperato e previsto. 4. Il margine di sicurezza. L'idea chiave della value investing è quella di acquistare azioni al prezzo ridotto del valore reale o intrinseco. Benjamin Graham utilizzava due strategie per acquistare ad un prezzo ridotto ed avere comunque un margine di sicurezza, e li elenca comunque nel suo libro, e sono l'uso della psicologia del mercato, usando la paura e l'avidità del mercato stesso a proprio vantaggio. 2. Investire in attività sottovalutate, in modo anticiclico quando il mercato si scoraggia. L'investitore intelligente, dice Graham nel suo libro, dovrebbe saper riconoscere che il panico del mercato può creare ottimi prezzi per le aziende buone e buoni prezzi per le aziende ottime. Quinta lezione che ho imparato da questo libro è che bisogna guardare oltre l'orizzonte. Secondo Graham, infatti, bisogna guardare al di là di quello che vediamo, al di là di ciò che fa la folla, di ciò che fa il mercato stesso, e dobbiamo ragionare a lungo termine. Bisogna trovare azioni che saranno molto richieste nel lungo termine, acquistarle e mantenerle. Ed è questo che fa l'investitore intelligente. D'altronde, l'investimento intelligente è più una sorta di approccio mentale che una tecnica. Queste sono le 5 lezioni che ho appreso dal libro L'investitore intelligente. Ve lo straconsiglio, non è una marchettata, ma è veramente utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se lo avete già letto, se lo state per leggere, se è in programma di lettura, e quali sono le lezioni che avete appreso voi da questo libro. Magari possiamo scambiarci dei consigli qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.